Allora io mi chiedo, cos'è questa parola democrazia, questo rito per cui quando si vince un'elezione sembra che un giudice ci condanni a 5 anni, per cui questo governo ve lo tenete 5 anni, salvo quando, Senti. diciamo, nelle cariche più rappresentative ci sono magari personaggi di sinistra. Quindi mi immagino che ci sia qualcosa che va detto un po' più chiaramente, cioè quello che chiedeva poi Silvano all'inizio, chi è che scrive il copione a questo punto? Cioè, c'è qualche forza sotterranea che ormai è visibile, ha nome, cognome, che muove addirittura gli equilibri istituzionali di un Parlamento, perché altrimenti, cioè, bisognerebbe cominciare magari anche nel presente, tenendo i sogni molto alimentandoli, come quelli dell'autogestione, eccetera, cominciare a smontare qualche castello falso che ormai è davanti ai nostri occhi, perché. Sì, però guarda che una delle grandi vittorie di questo paese dal punto di vista della politica della destra, dare il contentino di fare lui Presidente della Camera e la portare Presidente, poi sono Sì, contentini, ma io come mi dire, quelli interrogo. della linea Moro, abbiamo sfasciato i socialisti portandoli al governo, portiamo il governo i comunisti così sfasciamo anche loro. Questa è una Ecco, però linea. io mi chiedevo proprio questo, come mai, cioè, nel momento in cui sappiamo bene che l'Italia ormai ha dei problemi antichi, per esempio conoscere quello che è successo a Piazza Fontana, conoscere quello che è Non lo successo con sappiamo. l'omicidio di Aldo Moro, che sappiamo che non è andata esattamente come ce l'hanno raccontata. Allora, come mai ogni volta che c'è l'opportunità di arrivare a fare chiarezza su tanti eventi della nostra storia, questa cosa è costantemente rimandata? Vediamo, distinguiamo due cose. Per ragioni, diciamo, di economia del discorso, hai ragione, non è che sono facilmente distinguibili. Proviamo a distinguere. Una è la questione che tu chiami la democrazia. Sì, più che secondo me andrebbe indagata oggi severamente. La mia opinione, scusa se la dico così sommariamente, è che noi oggi siamo sostanzialmente in regimi ademocratici, cioè non in regimi antidemocratici, in regimi ademocratici, nel senso privativo, ci può essere o non ci può essere. Non è, diciamo, vissuta e sentita come un elemento costitutivo della vita sociale come fu nella Costituzione Repubblicana. No. La democrazia è una variabile dipendente, esattamente come l'intervento pubblico nell'economia. Se vincono loro, spiegano che non ci deve essere, se il mercato entra in crisi ci deve essere per salvare il mercato. La stessa storia della democrazia, è un optional. Può esserci o non può esserci. Nel frattempo, cos'è avvenuto? È avvenuto che la sovranità popolare è stata progressivamente messa in discussione, progressivamente, in maniera quasi impercettibile, anche quando noi eravamo in maggioranza. Da che cosa? Da una grande riorganizzazione, io non vorrei dipingere un Moloch, ma da una grande riorganizzazione su scala mondiale di poteri, indotti da questa rivoluzione capitalistica restauratrice, che è la globalizzazione. Allora, per esempio, una parte dei poteri ti vengono sottratti perché invece di avere i parlamenti ce l'hanno il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Centrale, eccetera. Un altro tipo di potere ce l'ha la Commissione Europea, a sua volta non eletta. Un altro potere, pensa così importante, vi ricordate la discussione sulla moneta italiana, la svalutazione, che peso aveva nella vita delle persone? Adesso c'è un signore che si chiama Trichet alla Banca Centrale Europea, decide lui i tassi di interesse, tu non ci puoi mettere bocca, ma né tu nel Parlamento Europeo decide, lui, diciamo, questi tecnocrati potentissimi. Quindi una parte dei poteri se ne sono stati, diciamo, portati via, no? Un'altra parte è avvenuta per sottrazione progressiva. Io sono Presidente della Camera per 2 anni e ho visto nei 2 anni, malgrado i tentativi di resistere, l'affievolimento del ruolo del Parlamento rispetto all'esecutivo. Non parliamo adesso. Cioè, i decreti legge, un altro dei miei maestri, Lelio Basso, mi ricordo, scrisse tanti anni fa un libro sul golpe bianco, perché il governo democristiano aveva fatto 3 decreti legge, 3,
Adesso tre li fai in una settimana, non in una legislatura. Cioè, proprio, questo sono il decreto, è un modo con cui il Parlamento viene sottratto nella sua possibilità propositiva. E quindi lì c'è un'altra sottrazione. Per, se non parliamo poi dei potentati economici che si muovono condizionando dal sistema bancario alle altre senza avere, diciamo, bisogno del voto, senza agire il voto, e ci renderemo conto che siamo prossimi a un simulacro. C'è il voto.